giorno parlando normalmente di cose un po' più, diciamo, vecchie rispetto a quelle a cui lei è abituata, ci siamo accorte che è veramente una 2006. Non mi piace essere classificata 2006. Ok, allora, la conoscete già, non serve che la presenti, sapete già che si chiama Carola, che ha 13 anni, che... Ti faccio vedere una foto e mi devi dire che cos'è. Se sei sveglia come un pomodoro mentre dorme. Che cos'è questo? A voi metterò la foto qua sullo schermo, così sapete cos'è. La metterò qua in centro, posterò qua a destra, poi la metterò qua a sinistra e poi lo lascerò da qualche parte in un angolino. Che cos'è questo? Allora, all'inizio mi sembrava qualcosa per cuocere l'uovo. Scusa, cosa? Ripeti che non ho capito, ti sembrava? Qualcosa per cuocere l'uovo. Poi mi sembrava una specie di delle console dei DJ di tempo. Poi, quando questa parlava, diceva di qua di là, cioè sono proprio sveglia, ho capito che è un lettore dischi. No, è un altro nome. Ascoltatore dischi. Ha un altro nome. Pensa, com'è fatto? Descrivilo che ci arrivi. È rotondo. E quindi cosa fa? Rotondatore. Prossimamente andatelo a comprare. Se è rotondo, cosa fa il disco sopra lì? Giratore. Gira? Dischi. Eeeh! Non potevano dire ascoltatore dischi? No. Next! Vabbè, però legge i dischi. Cioè, li legge proprio, apre. Dice, bello, interessante. Questo che cos'è? Lo so che non lo sai. No, lo so. Allora, cosa ci metti dentro? Iniziamo da quello. Allora, qua ci sono le cuffie, ci metti le orecchie. E fin qua c'è proprio un genio. Tieniti la cassetta. No, in mano, tieni la, appunto, pensi. Allora, ci arrivi, no, qua, lo so già. Qua ci infili questa, sì. E ascolta, ed è un MP3 degli anni 80. MP3. Cioè, si potrebbe dire che l'MP3 è una sua versione più bella, esatto, che già è brutto. Più nuova. Però quello è un... Questo come si chiama? Videocassetta. Non è video. Multicassetta. Lettore. Sì. O anche solo? Cassetta. Sì. Lettore. Quindi quello cassetta. È un... No. Cassettore. No. Cassettore. No. Pensaci, quando tu gliela metti dentro cosa fa? Tela? Risucchia. Pressettore. Mangia cassette. Ma perché hanno sti nomi strani? Cioè, mangia cassette, gira dischi. Questo che cos'è? Non dirmi che non l'hai mai visto, Ti faccio uscire da questa stanza. Non sai che cos'è? La mia vita non ha più senso, raga. Cioè, secondo me ce l'avevo, però non me lo ricordo. Secondo me ce l'avevo? Cioè, tu potresti aver ucciso qualcuno. Perché? Prova, leggilo, c'è scritto cos'è. E non ci arrivi. Tamagotchi Connection. Tamagotchi. Il Tamagotchi era questo ovetto praticamente rotondo. Sì, ma che sfigati che eravate. Con tre tastini. Tu avevi il tuo animaletto e dovevi curarlo. Dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto. Cioè era tipo il gioco. Il problema è che era un gioco reale. Perché se tu non lo guardavi per più di un giorno, lui moriva. Cioè, non è che tu dicevi, vabbè, metto in pausa, spengo, rimane lì, no? Perché lui viveva nel frattempo, capisci? Ti distruggeva l'esistenza questo gioco. Poi tipo è bruttissimo ritrovare i Tamagotchi vecchi e scoprire che il tuo animaletto è morto. Eh beh, vabbè, ormai. Perché tu lo vedi crescere nel tempo. È vero. Non capisce niente, raga, ditegli cosa si è persa. I Tamagotchi, ma io pensavo, cioè, tipo un iPod. No! C'è solo un giochino sopra. Che vita depressa. Di che sono? Next! Questo che cos'è? Allora, dato che c'è scritto Word, erano i testi di Word. Cioè? Cosa vuol dire i testi di Word? Word. Cosa vuol dire i testi? E i caratteri, c'è... font. Ma c'è qualche animale? Aspetta. Mi stai cagando addosso. Ma vaffanculo! Procione. Un gatto nell'armadio. Comunque si chiamano i font di... Ho detto font! Mentre tu eri già preoccupata per... Mi hai fatto morire di paura. Oh, povera ciccia. Non piangi. Top. Questo che cos'è? Allora, Melody Pops. Secondo me l'hanno comprato Pops di Riverdale. Chocolate Pops, Melody, no. Pops. Che cosa fa? Che cos'è? Come si usa? Allora, secondo me, no, non lo so, mi sta molto confondendo. Perché secondo me è tipo un dolce, però lì ci sono delle note. E lì
c'è un tappo. Quindi secondo me è tipo un pennarello. Io ragiono. Ma esistono ancora secondo me? E allora è quello per sparare giù la salsa. È rotto. No, era rotto interno. Cos'è quello per sparare giù la salsa? È quello che fai, oui, la sac à poche. La sac à poche. Mi raccomando, andate a comprare la sac à poche. Basta, adesso sponsorizziamo questo caso che non ci sponsorizzano. Va bene, quindi cos'è? Non siamo sponsorizzate dalla sac à poche. La sac à poche. No. Vabbè, muoviti, cos'è? Non lo so, lascia il sac à poche. Un pennarello o un dolce? È una caramella. Ti dico solo un indizio. È una caramella. È una caramella? Ma di che tipo? Cosa fa? Tipo te la spremi in bocca. No. Allora escono le palline. No. Ridere, come fai a non saperlo? C'è scritto Melody. E quindi? Escono a melodia. Circa, cioè? Fa la musica mentre. Sì. È un chupa chupa in pratica. Con tipo una stina dentro che tu tiri su e giù. E mentre tu lo mangi e tiri su e giù la stina, fa musica. Non l'hai mai visto? Non ci posso credere. Coronavirus sempre con noi, sponsorizzate dal coronavirus, questo sì. Mi sta entrando in testa questo rumore. Lo sento proprio dentro. Che fastidio. Dai, mi dà fastidio, sembra tipo il suono di un horror. Scriveteci nei commenti quante di queste cose anche voi conoscevate o non conoscevate. Quindi io quanti punti non dovrei... fate sentire solo questa povera ragazzina. Piede. Esatto. Quante punti ho preso? Senti, devo fare una cosa bellissima. No, dai che devo finire di vedere, mi mancano 6 minuti. Regargò il malefico. Ti metto una... Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel orecchino su. E ricordatevi di seguirci sui nostri vari social che vi mettiamo qui sullo schermo e anche giù in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi al canale per diventare parte della family, non perdervi nessun video, ma soprattutto attivate la suoneria. Campanellina. Esatto. Farete parte della family premazzi, quindi c'è chi onore. Esatto. Sangue blu. Sarà divertentissimo. Sangue blu. E noi ci vediamo al prossimo video. Aspetta.